Giuseppe Gisotti è presidente da 20 anni, cioè da quando è nata, della SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale, ma ha alle spalle anche una lunga esperienza nel Ministero dell'Ambiente. Professor Gisotti, come è cambiata in questi ultimi anni la sensibilità delle istituzioni, ma anche della società civile, nei confronti delle tematiche ambientali? Diciamo che il Ministero dell'Ambiente ha cominciato a lavorare, insomma, non subito dalla sua istituzione, ma io mi ricordo che circa appunto una ventina d'anni fa il Ministero dell'Ambiente istituì la legge sulle aree protette. E in questa legge sulle aree protette, che rimetteva ordine in leggi precedenti, alcune risalenti al fascismo, della protezione della natura, delle aree protette, e mise in evidenza anche l'aspetto geologico, perché non è giusto che in Italia, quando si pensa alla natura, si pensi solamente alle piante e agli animali. Cioè, se noi vogliamo parlare di ecologia, di ecosistemi, bisogna tenere in mente anche il supporto di tutta la vita, cioè le rocce che danno origine ai suoli, dei suoli poi si sviluppano le piante che alimentano poi gli animali, tutta la cosiddetta catena alimentare. Quindi bisogna cominciare dal fondo, dal substrato geologico. Ma il Ministero dell'Ambiente poi ha emanato altre leggi a protezione dell'ambiente, diciamo, per esempio la legge sulla bonifica dei siti inquinati, che è una legge tuttora in atto, e grazie a questa legge, diciamo, ci sono dei fondi considerevoli in vari anni che il Ministero dell'Ambiente ha investito per risanare i siti industriali abbandonati, dismessi, ma ancora in funzione, che però producevano grosse scorie, grosso inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. L'ultimo investimento è quello che sta a venire proprio per l'Ilva a Taranto. Cioè, bene o male, il Ministero dell'Ambiente, seppure con sforzi economici tuttora modesti, qualcosa sta facendo anche per sensibilizzare le stesse regioni a diciamo, operare in questo senso. Per quanto riguarda il discorso della diffusione nel pubblico di questa sensibilità verso la natura, più che le istituzioni, molto dipende dalle grandi associazioni ambientaliste, tipo l'UNEF, l'Ambiente Italia Nostra. Però anche noi, come associazioni, piccole associazioni rispetto a quei giganti, più che altro siamo associazioni tecnico-scientifiche come la SIGEA, noi in piccolo sarà una goccia nel mare, però in piccolo abbiamo questa idea di contribuire a migliorare non solo dal punto di vista della conoscenza tecnico-scientifica, quindi diciamo formare i futuri esperti dell'ambiente, ma anche cerchiamo di coinvolgere il largo pubblico e anche le istituzioni, tant'è vero che stamattina erano presenti agli indirizzi di saluto le varie istituzioni della Puglia. Bene, grazie.